È partita ufficialmente la stagione del POR FSR Calabria 2014-2020 con la presentazione dei primi tre bandi di quelle che saranno la programmazione delle risorse economiche messe a disposizione dell'Europa per la nostra regione. A questa vanno assommate diciamo, i fondi che verranno dal patto Calabria, una enorme mole di denaro, circa 6 miliardi e 500 milioni di euro. La partita e la sfida che si ha di fronte è immensa, fare in modo che questa volta questo grande patrimonio di investimenti che ci saranno in questo appunto in questi sei anni siano utilizzati per modernizzare la Calabria. In passato non è stato sempre così e Oliverio sembra insomma di avere un'altra idea sulla spesa e per questo alla cittadella regionale, alla presenza dei rappresentanti della Comunità Economica Europea, del Ministero e di tutti i soggetti istituzionali che dovranno gestire questo immenso, diciamo, capitale di investimento, si sono ritrovati per presentare formalmente i primi tre bandi: scuola, lavoro, modernizzazione delle piccole imprese, i punti cardini. Vediamo cosa ci hanno detto a noi dell'inviato speciale di LACI, coadiuvati sul campo dalla collega Fiorenza Gonzales. Rettore Crisci, dunque lei oggi è qui per questo evento eccezionale per la Calabria, ci si aspetta molto dal POR che tra l'altro ha destinato una parte del suo interesse anche nella ricerca. Certo, nella ricerca e in altre cose, per esempio è notizia di qualche giorno fa che per la prima volta la Regione sta guardando con un'attenzione positiva, molto positiva, il problema del diritto allo studio. Ci hanno accettato un finanziamento che oggi, immagino, oggi verrà ricordato di ben 5 milioni e mezzo per aiutare i nostri studenti, soprattutto i più bisognosi, a poter studiare. Questo è un segnale positivo che indica i buoni rapporti che ci sono in questo momento, gli ottimi rapporti che ci sono in questo momento fra il sistema universitario calabrese, tutto il sistema universitario e la Regione Calabria. Io credo che sarà l'inizio di una collaborazione ancora più intensa, perché le università calabrese hanno un potenziale anche innovativo che la Regione può sfruttare e credo che la Regione abbia molta intenzione di sfruttare. Noi siamo pronti ad essere sfruttati positivamente, quindi deve anche smettere il leitmotiv che le università vanno solo a chiedere. Le università sono disposte a dare, hanno un potenziale enorme, soprattutto di tipo intellettuale, culturale, propositivo, ma credo siamo sulla buona strada. Dare e avere, come sempre. Noi daremo per questa Regione, perché la Regione merita e sono convinto che lo sviluppo della Regione come la Calabria potrà essere veramente il veicolo fondamentale per lo sviluppo dell'intera nazione. Accanto ai fondi comunitari lo Stato dispone di particolari fondi che sono proprio questi della coesione, no? In che modo possono appunto intervenire soprattutto per la Regione Calabria? Allora, noi abbiamo da ormai due periodi di programmazione definito quella che noi chiamiamo una programmazione unitaria. La programmazione unitaria consente di utilizzare i fondi per la coesione in modo strategicamente sinergico, talvolta come supporto ulteriore complementare agli processi di sviluppo che si realizzano con i fondi europei, dall'altra invece integrando quei settori che con la programmazione europea non si possono realizzare. In Calabria, per esempio, noi non possiamo fare interventi sul settore stradale
che pure in Calabria hanno una grande rilevanza, una grande importanza, almeno in termini di garantire sicurezza stradale. Questo per esempio è una modalità integrativa con la quale noi possiamo intervenire con i fondi nazionali. Su invece complementarietà si ha sui processi che sostengono il sostegno alla ricerca, il sostegno all'innovazione, la nuova banda larga per il territorio calabrese. La Calabria fra poco sarà al 100% con la banda larga a 30 mega, sicuramente poi dovremo lavorare ancora per ottenere i 100 mega almeno per il 50% degli utilizzatori e speriamo di potercela fare. In che modo interviene, diciamo, la sua direzione nell'erogazione dei fondi PORG? But first of all, I'm very happy to be here. Innanzitutto sono molto lieta dell'invito del Presidente ed è un piacere per me essere qui dopo aver lavorato insieme. C'è un bellissimo programma che vi accompagnerà fino al 2020-2023 e sono veramente onorata di essere presente all'evento Lancio per spiegare esattamente quali sono le strategie. Io mi occupo dell'Europa, del sud dell'Europa e dell'implementazione dei progetti del Fondo Sociale Europeo e del FESR che non riguardano solo l'Italia ma la Spagna, il Portogallo, Malta, Grecia, Cipro. È chiaramente molto importante per me essere qui oggi. Lei ha avuto modo di vedere, di conoscere già il Por Calabria? In fact, the most important is to give a real chance for the economic. Sicuramente questa è un'ottima opportunità per il lancio e lo sviluppo economico della Calabria una volta per tutte. Ovviamente non è solo un problema di quante risorse, ma come, perché si tratta di 2,5 milioni di euro, ma come queste risorse verranno impiegate, in che tipo di progetto, che tipo di strategia, perché credo che questi siano gli elementi per il successo del programma. Al Tram Italia, dunque, colui che l'azienda che ha progettato ViaggiArt, di che si tratta e in che modo oggi rientra qui nella presentazione del POR? Che cosa deve al POR? Allora, noi come azienda nasciamo nel 2014, abbiamo beneficiato di un contributo regionale all'interno del progetto integrato di sviluppo regionale Calabria Innova, che ha sostenuto il nostro progetto che si chiama ViaggiArt. ViaggiArt è una piattaforma web, un portale, un'applicazione per dispositivi mobili che si pone come obiettivo quello di suggerire ai cittadini, ai turisti in qualsiasi città italiana i beni culturali, i beni paesaggistici da visitare. Non tanto, non solo quelli che appartengono alla strada già battuta, ma quelli poco conosciuti e presenti in quei centri minori che sono tradizionalmente lontani dalla top 10 delle città d'arte, che in realtà però caratterizzano la stragrande maggioranza del nostro patrimonio culturale. ViaggiArt è già all'attivo, sentivo prima, ha incentivato in qualche modo le nuove assunzioni e ci sono 8 persone che lavorano presso la vostra azienda. Che cosa si propone da qui al futuro, diciamo, immediato? Noi abbiamo la fortuna di lavorare con un partenariato importante in Italia che ci darà la possibilità in questo 2016 sicuramente di consolidare il progetto. E noi vogliamo in qualche modo diventare il progetto di riferimento per il turismo culturale italiano e questo probabilmente ci impegnerà anche nel 2017, anche se abbiamo già un occhio all'estero, perché di fatto stiamo facendo dei progetti pilota in alcune capitali europee proprio perché il nostro modello, una volta replicato, una volta testato bene in Italia, se arriva ad una massa critica che noi ci aspettiamo di raggiungere, avrà la possibilità sicuramente di essere applicato in altri paesi e quindi già siamo in contatto con gli stessi partner, la stessa tipologia di partner che in Italia ci stanno aiutando a diffondere il modello. Questo POR può darvi, come dire, un sostegno in più? Ma credo sicuramente di sì a noi, ma a tutte quelle start-up che operano in Calabria e dalla Calabria. Oggi le nuove tecnologie, soprattutto facendo leva anche sugli ultimi progetti relativi alla banda larga, danno la possibilità di essere coi piedi in Calabria, ma di fatto in tutto il mondo, con servizi e con digitale. Quindi di fatto ci auspichiamo che con questa nuova programmazione si possa fare il salto. Io immagino la nostra regione come un aereo, no? su una pista dove abbiamo i due motori, da una parte della pubblica amministrazione e dalla parte dei privati. Adesso dobbiamo pian piano far salire tutti i calabresi, la direzione, la meta, quanto abbiamo visto oggi è definita, quindi si tratta di decollare e sperare di viaggiare tanto.
Raffaella Conci, ci racconti brevemente la sua esperienza e il legame con la giornata odierna? Ma noi siamo, cioè io sono qui a rappresentare la cooperativa Terre Ioniche Libera Terra, che è una cooperativa nata per bando pubblico su beni confiscati alla 'Ndrangheta. Operiamo in due comuni che sono Isola di Capo Rizzuto e Cirò. Si tratta appunto di comuni che in collaborazione con la prefettura e con Libera hanno consentito appunto tramite questo bando pubblico la nascita di una cooperativa partendo da un bene confiscato. Quindi attualmente la cooperativa impiega sei persone e sei soci e due lavoratori esterni, e in più una cooperativa sociale di tipo B, quindi fa anche inserimento lavorativo di persone con disabilità. L'attività principale è l'agricoltura biologica e a fianco a questo il turismo responsabile. L'agricoltura biologica in particolare, in che modo si viene incrementata e che diffusione c'ha soprattutto? Noi aderiamo ad un consorzio che è Libera Terra Mediterraneo, che mette insieme 9 cooperative che nel sud Italia operano su beni confiscati, quindi facciamo una produzione di materie prime che poi vengono distribuite con un marchio unico che è quello di Libera Terra, e quindi insomma attraverso canali che possono essere quelli nella grande distribuzione, la Coop, oppure attraverso le botteghe del commercio equo. Quindi insomma l'obiettivo è quello di crescere, quindi riuscire anche ad incrementare le occasioni di lavoro per il territorio. Mi ripete se l'ha già detto, da quanto tempo operate sul territorio calabrese? Dal 2013, nasciamo il 31 gennaio del 2013. Quindi siete giovanissimi, e cosa vi aspettate da oggi in poi? Ma sicuramente insomma questa è l'occasione per conoscere quelle che sono le linee di sviluppo della regione, per cercare di portare avanti insomma quello che già facciamo, quindi questa economia sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale, anche attraverso quelle che possono essere le opportunità che derivano dalla regione. Bene, finisce la prima parte di queste due puntate che saranno appunto dedicate al Porro, alle interviste, alle opinioni, ai programmi di coloro che dovranno plasticamente gestire questo capitale di investimento messo a disposizione dall'Europa e dal patto per la Calabria, dal patto per il Sud, che è stato siglato tra il presidente Oliverio e il presidente del Consiglio. Domani sera la seconda parte. Arrivederci a domani sera.